Io mi chiamo Massimo Bruppi, sono laureato in conservazione dei beni culturali e faccio l'archeologo per la ditta Archeosistemi da 24 anni. Oltre all'aspetto dell'archeologia, sono anche responsabile del magazzino. E in un magazzino di archeologi ci sono tante cose particolari da vedere. Innanzitutto, questo che è il reparto attrezzi pesanti, picconi, badili, pale. Perché tutti pensano che gli archeologi stiano lì a scopettare, invece il 90% del nostro tempo abbiamo in mano questi attrezzi. E adesso facciamo un giro, vi faccio vedere tutte le varie cose. In questa parte abbiamo le attrezzature piccole, quindi varie cazzuole, martelli, i sacchetti, i metri secchi, le cordelle, gli scopettini, anche ci sono anche gli scopettini, questi qua dicono te sempre che stiamo qua sempre a scopettare, ma non è tanto vero. Tutte attrezzature che servono ogni giorno e che vengono cambiate in continuazione quando, diciamo, vengono un po' mancate. Da questa parte, dei livelli, da questa parte ci sono tutti i tappetini, i caschetti, i dispositivi di protezione auricolare, i guanti e qui abbiamo i dispositivi di protezione, le tute, le cassette del pronto soccorso, i giubbetti ad alta visibilità, gli occhiali e tante cose, estintori, qui ci sono le radiole. Da questa parte invece abbiamo la sezione dei servizi con tutta la roba che riguarda i materiali dei laboratori di didattica e qua abbiamo il nostro archivio. Questo è il nostro camioncino dotato di un braccio gru capace di sollevare fino a 600 kg che ci serve spesso per trasportare anche materiali archeologici. Da questa parte abbiamo la zona dove vengono accatastati i materiali provenienti dallo scavo in attesa di essere lavati e successivamente spediti ai vari musei. Questo punto è il punto delle cassette, dove ogni scavo, su ogni scavo ne vanno via veramente tanto. Poi ci sono i teloni per coprire gli scavi quando piove. Questa è la moto pompa, perché spesso quando c'è molta acqua nei cantieri, delle volte arriviamo la mattina con i cantieri allagati e queste grosse pompe ci aiutano a riuscire a liberare lo scavo dall'acqua in poco tempo e riuscire a lavorare comunque, insomma.